Borgese. Quindi c'è questo anniversario, questo ventennale, lui ha scritto diverse opere per Bombiana, e siamo arrivati a questa pubblicazione sulla storia del musical. E vi chiedo subito come è nato il progetto di un libro. Direi di guardare il primo video, così questa è già la risposta. Passiamo a due signori che molti di voi conoscono, una coppia dei più celebri della storia del cinema. Molto semplice il fatto che non esisteva in italiano un testo sull'argomento e quindi abbiamo pensato di farlo. Ma se qualcuno avrà la bontà poi di leggere il libro, leggerà nelle prime righe dell'introduzione una prima notazione che riguarda il fatto che il musical, termine molto noto a tutti, è noto sostanzialmente per la sua dimensione cinematografica e proprio per questo abbiamo visto il film Swing Time, un film del 36 dell'epoca, sono 10 i film per la RKO, la casa di produzione cinematografica, che hanno reso celebre a livello planetario la coppia Fred Astaire e Ginger Rogers. Qui abbiamo visto un esempio tipico della danza, del modo, dell'approccio coreutico di Astaire, e cioè quello ripreso dai passi e comportamenti proprio fisici della scarpa, anzi del tacco, di tipo afroamericano, che si definiscono tap dance, che vuol dire battere il tacco. Quindi la tap dance in realtà è una danza che non ha un passo, ma si definisce tale perché si utilizzano delle scarpe che fanno questo picchettio, che mima però ritmicamente lo swing, che invece è un parametro ritmico legato alla musica, in particolare alla musica jazz, che è una musica coeva di Fred Astaire e di Ginger Rogers e alla quale Astaire ha dedicato tutta la sua vita, non solo di danzatore, ma anche meno nota di pianista, batterista, arpista e cantante. Lui è famoso per essere stato un cantante forse non eccelso da un punto di vista vocale, ma molto presente, molto popolare e molto appassionato.